il premio per miglior lungometraggio italiano Diversamente. Sta con noi il regista Max Nardari e Fioretta Mari. Ciao! Buonasera! Ciao. Buonasera! Ciao Max, complimenti! Grazie, complimenti a te, che bello rivederti! Beh, sono in Svizzera, vi chiamo dalla Svizzera e ci stanno vedendo a Los Angeles. In questo momento. Ma complimenti ad entrambi. È un piacere essere qui con voi e avere Fioretta, che le voglio tanto bene. Almeno intanto ci vediamo qui in video, perché prima o poi ci dobbiamo vedere, vero Fioretta? Io sono felice per questo premio, perché il mio geniale Max è riuscito a parlare di cose serie, molto serie, perché tratta dei problemi di tutto di quello che attraversa il mondo adesso, in maniera ironica. Si ride da morire, ma si pensa molto, e questo è il vantaggio di avere un film. E vi ringrazio, avete premiato un bel film che sta avendo un grande successo, piace tanto al pubblico, piace alla critica e piace a chi l'ha fatto. Credetemi, ci siamo divertiti, siamo orgogliosi di far parte di un bellissimo film. Ma Max, come diceva Fioretta, in qualche modo tu sei stato capace, attraverso l'ironia, il sarcasmo, a parlare di tematiche veramente importanti. Ma quanto è difficile però fare ciò e quindi alleggerire determinate tematiche? Allora, sono molto attuali queste tematiche, tuttora il film è stato fatto ad episodi nel tempo e queste tematiche sono tuttora molto fresche e attuali. Io non riesco proprio a raccontare qualcosa di drammatico se non ci metti un po' di commedia, nel senso che il messaggio secondo me deve arrivare in maniera leggera, soprattutto in un periodo storico come questo abbiamo bisogno di leggerezza. E quale miglior modo che la commedia, cioè riuscire attraverso anche questi attori meravigliosi come Fioretta e tanti altri di questo cast, che insomma veramente sono 5 episodi frizzanti che potete vedere su Amazon Prime, che uniscono, uniti, che parlano di razzismo, omofobia, fuga dei cervelli, raccomandazioni politiche, insomma tantissime tematiche importanti e anche le discriminazioni in generale, parliamo proprio di discriminazioni, e questo è un momento delicato della storia, insomma, del mondo, quindi direi che è più che attuale, e ho visto che proprio ai giovanissimi piace questo film, ma anche a tutti, però ai giovanissimi in particolare arriva, perché il modo, la modalità è leggera. E insieme a Fausto Petronzio e agli altri autori abbiamo veramente fatto un progetto che secondo me rimane nel tempo. Sono felice di aver unito questi episodi fatti negli anni, insomma, con un cast che ricordiamo, oltre a Fioretta, la grande Fioretta, abbiamo Dani Mendez, Carlo Reozzi nel primo episodio, Alessandro Borghi in uno dei suoi primi lavori, no Fioretta, ti ricordi? Bravissimo, un ragazzo splendido. Ha fatto una carriera incredibile. E che bello il tuo cane, Fioretta, stavo guardando. Io sono a Berna, però il mio cuore, guarda, stasera mi avete dato un po' d'Italia, grazie bello, perché però l'Italia ci manca tanto, e ci mancano anche gli italiani, stranamente, ma ci mancano. Siamo uniti, anche se siamo lontani, Fioretta, anche se in questo momento siamo lontani, però è come se fossimo qua. Ho visto anche Paolo Ruffini, col quale ho fatto questo mio ultimo film, Uomini da marciapiede. Finalmente chi veramente studia e chi veramente crede in questo lavoro riesce a trovare il suo spazio, e piano piano vengono fatti fuori, e perdonate questa espressione, coloro che si improvvisano, perché è giusto che ognuno faccia il lavoro che sa fare. E chi è borioso, cara, i grandi attori americani sono di una semplicità, Meryl Streep è la donna più umile del mondo ed è la più brava, per cui impariamo, l'umiltà è dei grandi. E il grande attore non può essere che umile, pieno di affetto per tutti, senza cattiverie, senza malignità, solo così si va avanti. E grazie al mio Max abbiamo fatto un film dove ci siamo voluti bene tutti, perché tutti per uno, uno per tutti. Questo è il successo per mandare avanti uno spettacolo, un film, perché se tu fai la guerra non serve a niente, serve solo a sprecare munizioni. Brava! Abbiamo un video della nostra Dani Mendez.
Ciao Max, ciao amici dell'International Cilento Film Festival. Adoro Cilento, prima di tutto. Adoro Max, che è un regista straordinario, e soprattutto spero che adorate anche voi il film Diversamente, che è sulla piattaforma Amazon Prime, dove faccio parte anch'io del cast. Io vi saluto, un bacio e viva il cinema. E Dani è bravissima in questo film, bravissima. Bravissima. È bellissimo, oltretutto, è sempre bellissimo, è incredibile. Stavo guardando Miss Italia, lo ricordiamo. Ok, allora io vi ringrazio, siete stati voi. Ringraziamo voi, grazie. Siamo molto felici perché a questo film ci ho creduto tanto, ci credo ancora tanto, e questo è un bellissimo riconoscimento. Grazie a voi per questo premio. Grazie, complimenti a voi, grazie. Ciao Max.